Bene, dopo aver disegnato la nostra t-shirt, adesso andiamo a dargli del colore base e una texture. Allora, innanzitutto avevamo il mannequin sul livello e il piatto sull'altro livello. L'avevamo costruito in maniera che fossero indipendenti le maniche e il collo rispetto al corpo. Andiamo a colorarlo. Clicchiamo sulla parte che vogliamo colorare, andiamo sul pannello campioni e clicchiamo su un colore. Potreste averne di più, potreste averne di meno, dipende dalla versione che avete e da come l'avete strutturato. Stessa cosa, clicchiamo per esempio sulle maniche, sul tracciato delle maniche, teniamo premuto Shift che è la selezione multipla, sottraiamo anche il collo e prendiamo per esempio questo verde scuro. Ecco qua. Questa è la colorazione di base. Però questi colori normalmente non sono quelli che poi vengono usati quando si lavora con cose del genere. Perciò andiamo a prendere dei campioni particolari che sono, tra tutti quanti, clicchiamo su guide colori, per esempio quelli Pantone. Prendiamo per esempio i pastello. Eccoli qua. Uncoded, decoded. A seconda di quello che usiamo, andiamo sempre premuto Shift, clicchiamo sul colore, prima uno, poi come abbiamo visto precedentemente, magari se quello è rosa, una tonalità fredda, ecco qui. Cliccando su questo colore, questa finestra, mi scuso ma l'interfaccia cambia moltissimo tra le varie versioni, sapremo qual è il numero del nostro colore. Poi possiamo passarlo in RGB, in CMYK, adesso ci interessa poco, poi lo vedremo, però l'importante è che sappiamo a quale numero corrisponda. Bene, se vogliamo usare un pattern, la cosa è la stessa, selezioniamo sempre il nostro corpo. Dai campioni ci andiamo a cercare, per esempio, pattern decorativi per esempio etnici. Clicchiamo ed ecco il pattern vettoriale. Potrebbe capitarci però di dover assegnare una texture al nostro disegno. Carichiamo una texture. Apri. Vado a prendere una texture camouflage che non è altro che una mimetica in inglese. La metterà su un altro foglio. La prendo, la trascino nel mio CMYK. Ecco qua. Eccola qua. La scalo quanto mi serve. Tanto che copra, per esempio, se voglio usare il corpo per farla. Tanto che me la copra, ecco qui. E cliccando col tasto destro la ordino al di sotto di tutti gli altri livelli. Eccola qui. La metto in posizione e poi, per esempio, la ruoto. Questa è selezionata. Con Shift seleziono il corpo. Dopodiché, crea maschera di taglio. Ed eccola qui. Ordino, la porto al di sotto di tutte, così ricompaiono anche le cuciture che non si vedevano precedentemente. Ctrl Z, torniamo indietro. Stessa cosa vale per la manica. Seleziono la manica, seleziono la texture, crea maschera di taglio, ed eccola qui. Normalmente si creano a pezzi anche per avere un minimo di differenziazione e poi si mettono insieme. Ctrl Z. Un'altra cosa che possiamo andare a vedere, faccio di nuovo la maschera di ritaglio, pardon, 1, sottoccia principale, eccola qui. Sono i simboli, lo troviamo nello stesso pannello, per esempio prendo questo aquilotto
e clicco sulla bomboletta, clicco al centro della mia mimetica e ottengo questo aquilotto qui. Tenendo premuto sempre Shift, lo scalo per evitare in modo che entri all'interno del mio disegno. Se clicchiamo due volte lo isoliamo. Ecco fatto. E questo, sette simboli, è un livello a tutti gli effetti. C'è un'opacità che possiamo scegliere. Ecco, clicchiamo su tutto. Possiamo deciderne tutto. Se poi clicchiamo su opacità qui di fianco, possiamo anche decidere come si comporta rispetto al livello di sotto, come se fossimo su Photoshop, per esempio, con sovrapponi, la parte della mimetica andrà su e lascerà soltanto alle parti scure, mettiamo opacità al 100%, oppure moltiplica o differenza, tutti insomma le sovrapposizioni di livelli che conosciamo bene dagli altri programmi. Ora questo non è colorato, è nero, rende poco il gioco. Vediamo se riusciamo a trovare un altro tra i campioni, uno un po' più colorato. Prendiamo per esempio, per fare un esempio, la pallina. Vediamo sempre, ecco qui, possiamo distribuirle come ci pare. Sempre qui, e sette di simboli, eccole qua. Schiarisci, qui si vede molto meglio. Ecco qui, differenza, e per esempio moltiplica, ecco qua. Naturalmente questo è attivo, si può spostare come si vuole e avrà l'effetto su tutto quello che incontrerà. Prossime volte vedremo come fare altri modelli di piatti, anche questo può essere portato indietro o avanti rispetto per esempio alle maniche, vedete, passa sotto, e vedremo come avvicinarci a un'idea di illustrazione un pochino più complessa.